tutti ragazzi, altra partita Modern Combat 5. Però stavolta ragazzi non ci sarà qualcosa di diverso, perché utilizzerò il mio nuovo iPhone 7 Plus. Quindi andiamo a vedere, ho già fatto qualche partitozza ragazzi e devo dirvi che la questione è cambiata notevolmente. Se prima c'era qualche lag, adesso sono proprio spariti definitivamente tutti quanti i tipi di lag, molto più fluido. Ho dovuto ridurre notevolmente la sensibilità, tra l'altro, sia della mira, sia del giroscopio, di tutto. Ho dovuto ridurla notevolmente, perché era tutto molto più veloce, andava tutto molto molto più veloce, quindi era ingiocabile, perché io avevo aumentato la sensibilità con il vecchio smartphone, evidentemente, perché era poco reattivo. Qua è cambiato tutto. Altra cosa, avendo il 3D Touch, anche se non premiamo sul pulsante proiettile per sparare, ma in qualsiasi parte dello schermo premiamo un po' più forte, andrà a sparare in automatico, cosa che all'inizio ho fatto un po' fatica. Adesso ci ho fatto già 6-7 partite e mi sto abituando un po', anche se ogni tanto parte qualche proiettile perché premo leggermente di più, soprattutto magari quando corro e negli spostamenti. Comunque ci prenderemo la mano, sicuramente sarà molto più utile. Poi, altra cosa, adesso ho impostato la classe supporto e voglio andarmi a fare una bella partitozza con la Shared 4. Quindi andiamo a farci una partita multigiocatore a squadre. Scegliamo un pacchetto battaglia, se per caso lo vinciamo, così vinceremo quasi sicuramente polvere di diamante. Iniziamo questa partita e andiamo a vedere in gioco come si comporta il nostro nuovo smartphone. Comunque, allora, siamo a squadre sulle strade, bellissima mappa tra l'altro. Adesso andiamo a vedere come si comporta, perché io ragazzi l'ho provato tutto velocissimo, ok, ma senza averlo collegato al computer in registrazione. Adesso dobbiamo vedere in registrazione se mi capita qualche lag in partita. Ok, si parte! Una partita appena cominciata, mancano 5 minuti al termine. Eccolo uno che proviamo a sparare. Mancano 5 minuti al termine, dicevo ragazzi, siamo 9 a 10. Vediamo. Ecco che adesso c'è stato un attacco MP, cavoli. E questo è un problema, perché la nostra mappa non ci farà vedere niente di quello che accade. E speriamo di non beccare qualche nemico dietro di noi. Ecco, una torretta da geniere ragazzi, appena distrutta. Ecco che ce n'è un'altra ragazzi. No, è sparita. Comunque andiamo avanti, andiamo a vedere un po' in giro com'è la situazione. Da tantissimo che non uso quest'arma. Ecco, chi è che ci sta sparando? È qua sopra, eccolo qua sopra. Eccolo, 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 vediamo se ce l'ha. Ci hanno sparato da dietro con una MG200, un cacciatore di taglie che sta andando a scorazzare in giro dietro di noi e ci ha fregato all'ultimo momento. Questo cosa fa? Riusciamo a spararlo? Ammazzato, ce l'abbiamo fatta. Siamo 16 a 19 a 4 minuti al termine della partita. Vediamo di riuscire a fare qualche altra uccisione per cercare di superare il nostro nemico, che al momento è in vantaggio. Eccolo un altro, spariamolo con l'arma, col mirino a distanza. Altra uccisione. No, non caricare l'arma. Adesso ho l'abitudine di caricare sempre l'arma, ma adesso a disposizione abbiamo un'arma che ha tantissimi proiettili, 210 proiettili per caricatore, quindi andare a caricare quest'arma a volte risulta come una grossissima perdita di tempo. Ecco che ci sta sparando con quest'altro, vediamo di riuscire ad ammazzarlo. Ce la faremo, ce l'abbiamo fatta ad ammazzarlo all'ultimo momento. Eccone altri ragazzi, eccoli qua. Guarda che si dà alla fuga, ma riusciamo a prenderlo a distanza. Anche lui, erano tutti belli, compatti. Chi è questo? Questo è uno dei miei ragazzi. Eccoli là in fondo, eccolo! Per pochissimo, con una SMAS 410, un bel fucile a pompa. C'è ancora chi li utilizza ragazzi. Ce ne sono tanti che li utilizzano. Sono armi veramente molto difficili da utilizzare, tra l'altro. Bisogna essere veramente esperti, soprattutto perché bisogna avere il nemico sempre molto vicino, perché... Dai, 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 che ce la facciamo!
avere il nemico abbastanza vicino, perché a distanza, come sapete tutti, il fucile a pompa è bello difficile da riuscire a fare delle uccisioni, quindi bisogna essere anche un po' nei paraggi del nemico e fare dei combattimenti un po' più corpo a corpo. Ecco, macellaio che l'abbiamo scannato da dietro, uno di questi che stava, altra uccisione, bellissima, mi ero dimenticato com'era bella quest'arma. Io uso spesso nel cacciatore di taglie la AMG 200, che è un fucile simile, nel senso con tantissima con tantissimi proiettili a disposizione, e quindi si riesce a fare un po' un massacro quando ti ritrovi magari tanti nemici di fronte a te tutti all'improvviso, poi non sempre, e devo dire che la Shared 4 in confronto, essendo comunque molto simile come arma, chi cacchio mi spara da dietro, porca miseria, essendo molto simile come arma, è molto più stabile. Cioè con la MG200 faccio più fatica a tenere mirato un punto e sparare, con questa invece è molto più stabile perché ha l'impugnatura, ha il manico che l'altro fucile invece AMG200 non dispone. Ok, partita terminata, abbiamo avuto praticamente zero lag, 9 uccisioni, 9 morti, ci abbiamo tolto un po' di punti, 55 polveri diamante, e andiamo a farci un'altra partitozza. Allora, usciamo dal menu, così cerchiamo di selezionare un'altra modalità di gioco, perché magari questi qua votano tutti un'altra modalità e non ce la faccio magari ad entrare in gioco. Aspettiamo il caricamento. E dicevo, comunque la Shared 4 è molto più stabile nello sparare. In effetti noto tanto sta differenza, visto che da molto che la utilizzo, la MG200. Allora, ci facciamo una partitozza VIP. Vediamo. Invece siamo sempre sulle strade, però a sto giro siamo in modalità VIP. Magari sono sempre gli stessi. Comunque, la partita sta per cominciare. 7 minuti, via, si parte. Andiamo subito a caccia del VIP. Adesso in questo momento siamo VIP anche noi. Vediamo se cominciamo a spararlo da lontano. Ce l'abbiamo fatto, VIP eliminato subito al primo tentativo, e ci siamo aggiudicati i primi 5 punti. Eccolo, un anno! Cavoli, una COG 5 MK6, cavoli, questa qui è un'altra arma che mi piace tantissimo, che magari andremo a fare nei prossimi video. Voglio riprovare a utilizzarla nuovamente, prenderci di nuovo un pochettino la mano. Quando giochi per tanto tempo con un certo tipo di arma e poi dopo cambi, è un po' difficile rimettersi in gioco, però insomma con un po' di partitozze ci si riprende la mano volentieri. Uccisione, VIP eliminato a distanza proprio, era qui sopra. Chi è questo che si imbosca, che sta passando qui, che sta scendendo le scale? Vediamo se riusciamo a fare qualcosa qui di dietro, visto che noto che c'è un po' di traffico. Ecco, ho lasciato il grilletto, mannaggia, dovevo continuare a sparare, porca miseria. Comunque siamo 22 a 12 a 5 minuti e 45 al termine. Partita ancora tuttora in gioco. Ecco un altro VIP, speriamo di riuscire ad ammazzarlo. Non ce l'abbiamo fatta, ci hanno sparato da dietro praticamente, ci hanno saccagnato. No, forse era lui che mi ha sparato. È stato molto sveglio Ciccia. No problem, adesso ti vengo a prendere. Colpo alla testa, AMG 200, cacciatore d'Italia, voglia di guadagnare molti diamanti questo ragazzo. Vuole provare un po' di... eccolo in fondo, vediamo a distanza come si comporta. Uccisione, altra uccisione, questa sicura me la... altro VIP, bellissima, me l'ho dimenticato la potenza di fuoco di quest'arma, ragazzi. Altro VIP eliminato, ed ecco che da dietro mi hanno dato un tagliettino alla gola con il cutterino. Ma non c'è problema, ci rifacciamo ragazzi. Dietro qualcuno sta per uscire. Altra uccisione,
e mi sparano da dietro. Siamo 41 a 26, a 4 minuti e mezzo al termine della partita, praticamente siamo in vantaggio, non diciamo netto vantaggio, però comunque la situazione si potrebbe anche ribaltare. Mi è successo altre volte. Oh, 46 a 32. 4 minuti al termine, la partita finirà sicuramente molto prima, ci mancano gli ultimi 4 punti per aggiudicarci il premio di questo match. Eccolo qui da dietro. Uccisione. Oh, ce la facciamo? Altra uccisione, colpo alla testa, Ciccio, sei venuto qui che pensavi di vincere, eh? Altra uccisione, ragazzi. Piazziamo una torretta in questa posizione, visto che ce la siamo guadagnata anche prima nella scorsa partita, che poi tra l'altro non l'ho utilizzata. Uè, ingegnere, ce le ho anch'io le torrette, non credere. Altra uccisione, ragazzi. Che sta sbucando qui fuori, vittoria! Vittoria, ragazzi, ci siamo giudicati il primo posto questa volta. Abbiamo fatto 14 uccisioni, 9 morti, più 21, finalmente, un po' di punti che mi servono, 110 polveri diamante, un altro kit maestria epico. E concludo qua questa partitozza. Devo dire, ragazzi, molto più fluido questo gioco, tutta un'altra cosa. Praticamente zero lag, perfetto, meglio di così non si poteva. Ottimo telefono. E niente, ragazzi, grazie a tutti per il vostro ascolto, è sempre un piacere giocare qui insieme a voi. Alla prossima, ciao a tutti!